Bentornati amici di Obiettivo News, si è conclusa sabato pomeriggio la terza tappa di Miss Paradisia all'Oasi degli Animali a San Sebastiano Po, che ha incoronato Miss Canavese. Miss Canavese qua oggi con noi è Ramona Molinario, benvenuta. Grazie. 17 anni, di Cornier, raccontaci qualcosa di te. Io appunto mi chiamo Ramona Molinario, ho 17 anni, vengo da Cornier e frequento il liceo scientifico qua a Rivarolo, sono al quarto anno. Nel mio futuro appunto spero di poter proseguire questo cammino in ambito scientifico, magari con un'università di medicina. E nell'ultimo periodo mi sono appassionata tantissimo alla moda tramite i concorsi e Miss Paradisia mi ha dato appunto l'opportunità quest'anno di diventare Miss Canavese. Un percorso con Miss Paradisia è iniziato quest'anno o già lo scorso anno? Già lo scorso anno io ho partecipato iniziando a metà sempre del percorso dell'anno di Miss Paradisia e già l'anno scorso sono stata, ho vinto con la fascia di Miss Eleganza e poi alla finale ho ricevuto una fascia sponsor speciale Valentina Pesce Atelier. Quindi un percorso iniziato lo scorso anno che continua quest'anno e che ti ha portato sabato appunto a vincere la fascia di Miss Canavese. Esatto. Sei contenta? Te lo aspettavi? No, è stata un'emozione, non me l'aspettavo per niente. Eravamo anche tantissime, e tutte bellissime posso dire secondo me. E quindi è stata proprio un'emozione unica. Io ero lì con mia mamma che mi ha accompagnata e si è proprio vista la faccia sorpresa proprio da entrambe le parti, quindi è stata ancora più bella proprio questa notizia, sì. Certo, quindi tutto molto, una sorpresa diciamo, sì. anche per te, non ti eri, cioè non ti immaginavi no, di poter vincere. Soprattutto Miss Canavese che è la più importante nel gruppo di Miss Paradisia, quindi è proprio una cosa... Sì, una fascia che diciamo è legata comunque anche al nostro territorio, esatto. Perché Miss Paradisia comunque essendo radicata fortemente sia nel Piemonte, nel Canavese e in Valle d'Aosta, cerca anche di promuovere quelle che sono le bellezze locali. Quali sono i tuoi programmi futuri? Parteciperai alle altre tappe? Sì, parteciperò anche alle prossime due tappe e ci sono comunque altre fasce in palio, quindi chissà, magari nel mio futuro ci sarà ancora qualche premio per me. E io sono molto felice di aver ricevuto questa fascia anche perché io ho una grandissima passione per la montagna e tutto ciò che riguarda il trekking e queste cose, quindi proprio Miss Paradisia che collega a Valle d'Aosta e Piemonte con le sue montagne per me è proprio un'emozione unica. Sì, infatti quali sono i tuoi hobby oltre alla moda? Sì, come ho detto appunto mi piace molto camminare in montagna, soprattutto d'estate. E faccio infatti parte del CAI, il gruppo alpino italiano per queste camminate. Mi piace molto anche la musica. Ultimamente ho iniziato anche ad andare in palestra per tenermi in movimento. E sono molto radicata alle mie tradizioni. Infatti io abito a Cornier, ma in una frazione che si chiama Salto. E all'interno del mio paese ci sono comunque delle feste, ma anche adesso tra poco è il periodo di maggio, quindi inizierà tutto il torneo di maggio, nel quale io sempre mi posto fissa anche lì, e quindi sono molto legata a tutte queste tradizioni, sì. Sì, quindi diciamo un essere radicati comunque alle tradizioni del territorio, che è un po' quello, ripeto, che Miss Paradisia appunta a portare avanti, a far conoscere. Cosa pensano le tue compagne? Comunque sei molto giovane, quindi le tue compagne di scuola, le tue amiche di questa tua carriera all'interno del mondo delle sfilate, della moda. Loro sono state le prime a saperlo in assoluto, perché l'anno scorso quando ho iniziato un po' tutto in segreto, perché ho detto chissà come va questa cosa, tengo le cose un po' private per me. Loro invece sono state le prime insieme alla mia famiglia a saperlo. E credo che mi abbiano aiutato tantissimo perché magari non sono sempre presenti alle tappe, ma c'è un supporto emotivo dietro che è grandissimo. Mi hanno sempre supportata, incoraggiata per qualsiasi cosa ci sono. Magari ho bisogno di un vestito, qualcosa, allora sì, sono veramente fortunata da questo lato. E la tua famiglia? Anche la mia famiglia. All'inizio c'è stata molto presente mia mamma. Poi col seguire dei mesi anche mio papà è entrato in questo giro e anche per lui è stata un'emozione unica. Adesso comunque
ho tutta la famiglia dietro che mi supporta, nonni, zii, cugini, quindi è bellissimo, sì. E che rapporto si è creato con le tue compagne di avventura? Noi abbiamo un rapporto bellissimo, soprattutto con altre quattro ragazze, perché abbiamo partecipato insieme anche alla finale nazionale di Taormina per una ragazza per il cinema, sempre con Beppe, e quindi abbiamo vissuto una settimana insieme. C'è stato un legame che si è creato fin dal primo giorno ed è continuato anche al di fuori di questi concorsi e tutto, quindi adesso ci teniamo sempre aggiornate sulle ultime novità e tutto, quindi è molto bello perché ho fatto tantissime nuove amicizie, ho conosciuto tantissime nuove persone e quindi oltre a una crescita comunque personale che in un anno io trovo proprio che sono cambiata radicalmente, ho anche potuto cambiare grazie a delle nuove persone, a delle nuove conoscenze, questo è stato bellissimo, sì. Quindi un percorso che comunque ti arricchisce anche sì. a livello personale, a livello di carattere. Tantissimo. Quali sono le caratteristiche che una Miss o comunque un aspirante Miss deve avere secondo te? Io credo che la bellezza conti fino a un certo punto, proprio questo che secondo me è anche il concetto più bello di Miss Paradisia, perché non conta solo la bellezza esteriore, ma ciò che una persona ha da trasmettere, i propri valori, le proprie passioni e tutto ciò che comporta comunque sapersi mostrare in pubblico e mostrare i propri talenti, perché vabbè, oltre alla bellezza c'è comunque un fatto, tutte sono molto diverse a modo loro e trasmettono valori differenti, ma anche come dei talenti, perché per esempio ci sono delle ragazze, nello scorso anno una mia amica anche che si è esibita con la majorette, ma poi anche come canti, balli, prende proprio una cerchia a 360 gradi, sì. Cosa senti di consigliare alle ragazze che magari vorrebbero avvicinarsi a questo mondo, ma che magari sono un po' titubanti anche visto comunque i preconcetti, i luoghi comuni che girano intorno a questo mondo? È vero, infatti ne ho sentiti tanti di luoghi comuni, soprattutto all'inizio, e era una cosa un po' non mal vista, però c'erano tanti pregiudizi. Innanzitutto di fregarsene, perché assolutamente bisogna seguire la propria strada, ciò che dice il proprio cuore e andare convinte di se stesse. E poi sicuramente se una persona è insicura, ciò può aiutare tantissimo proprio a livello personale come crescita, perché hai una giuria davanti che ti guarda, e ogni successo comunque ti fa credere di più in te stesso, ma anche solo con un fatto di confidenza con noi stessi, proprio mettersi davanti a una passerella e sfilare, ci va comunque tanto coraggio, e nel momento in cui poi ti riguardi dici sì, ok, cioè allora anch'io valgo, anch'io ho fatto qualcosa che veramente ha lasciato un segno. Cioè sì, questo è importante, sì. Però come dici tu, essere giudicati da una giuria, magari chi non è caratterialmente forte può creare anche dei... può buttare giù, no? Certo. Insomma, come pensi si debba vivere nel caso in cui non, in seguito alla prestazione, alla sfilata, non segua necessariamente un successo, ma piuttosto che un nulla di fatto. Cosa ti senti di consigliare a quelle ragazze che magari non hanno la fortuna di essere giudicate in modo positivo? Certo, io credo che lì sul momento ci stia la delusione, perché anche a me è capitato, non è sempre andato, non sono arrivata a Miss Canavese così dal primo giorno, ecco, è successo anche a me. Non fa piacere inizialmente sicuramente, però bisogna comunque lavorare tanto su se stessi per migliorare, per aspirare a qualcosa di meglio, perché con l'impegno, con la dedizione ce la si può fare sempre. Quindi non vederla come una sconfitta, ma come un punto di partenza per migliorare sempre, se stessi. Sì, io l'ho presa in questo modo perché comunque quando ho iniziato nessuno mi ha insegnato a camminare, nessuno mi ha insegnato come si stava su una passerella, come bisognava interagire. Sono tutte cose che si imparano pian piano e poi con il tempo si arriva ad avere dei successi. C'è qualcuno che vi segue, quindi che vi dà dei consigli su come sfilare piuttosto che su come porvi, o dovete cercare comunque di trovare
trovare voi stesse una direzione? Allora, all'inizio nel mio percorso mi ha aiutato tantissimo Duenizza, che appunto è la ragazza che ci segue sempre nel backstage, e anche Beppe ci ha sempre aiutate da questo lato sicuramente. Però una cosa che io ho trovato fondamentale per me, poi ognuno è normale, certo, che trova il proprio percorso, il proprio modo di imparare, io proprio mi mettevo in casa nel mio corridoio, uno specchio da una parte, uno specchio dall'altra, e camminavo e mettevo sotto la musica come se stessi sfilando, e pian piano anche solo i tacchi non sono una cosa, no, non sono una cosa così semplice, quindi tenerli su magari 2-3 ore, bisogna imparare a tenerli su, portarli, camminare in equilibrio. Sì, tutto un portamento, sì, comunque tutto il portamento. Sì, schiena dritta, tutto. Tutte le spalle. Sì. Cioè. Quindi ci vuole comunque tanto impegno, comunque, certo, tanta dedizione per riuscire a... Sì, perché poi in passerella si vedono quei 2 minuti di passerella nemmeno, però dietro ci deve essere un grande lavoro, certo, sì. Quindi tu parteciperai, vi hanno detto, alle prossime tappe, prossima tappa che sarà intorno alla metà di maggio, se non sbaglio, in Valle d'Aosta. E poi successivamente ci sarà un'altra tappa in Canavese, poi non svegliamo ancora... Svegliamo ancora quando, come, perché. E quindi ti auguriamo di riuscire a vincere delle altre fasce. Grazie. E di accantonarle, quindi di metterla vicino a quella di Miss Canavese. Non so se vuoi ringraziare qualcuno. Sì, io ringrazio innanzitutto le persone che mi stanno supportando in questo cammino, tutta la mia famiglia e i miei amici, e soprattutto anche le amiche che ho conosciuto in questo percorso, che mi sono sempre accanto. Va bene, ti ringraziamo di essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata, dove intervisteremo anche la Miss Obiettivo News, la terza Miss Obiettivo News che ha ottenuto questa fascia. E intanto vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri canali social su Obiettivo News, e vi aspettiamo ad una prossima puntata.